Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Siamo nel weekend delle elezioni europee. In tutto il territorio dell'Unione Europea si vota per il nuovo Parlamento europeo. Gli orari per queste elezioni. I giorni di votazione sono il sabato e la domenica. Sabato dalle ore 15 alle ore 23 e domenica dalle ore 7 del mattino alle ore 23. Seguirà successivamente subito lo spoglio delle schede. L'ufficio elettorale per il ritiro o per farsi fare la scheda elettorale in caso di smarrimento o in caso fosse piena è aperto già oggi venerdì dalle ore 9 alle ore 18, nella giornata di sabato dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Ricordo che l'ufficio elettorale in questi giorni è aperto e non c'è bisogno di appuntamento appunto per ritirare la scheda elettorale. È importante cercare di andare a votare, perché votare è un diritto oltre che un dovere di ogni cittadino. Si dice in una canzone che libertà è partecipazione e quindi è giusto partecipare, anche se magari non si è d'accordo con le persone che si candidano o con le persone o i gruppi politici che partecipano. È importante andare a votare, anche votare una scheda bianca, una scheda nulla. Capisco che l'astensione può essere protesta e capisco che l'alta astensione è una protesta dei cittadini, ma la libertà e comunque il diritto di voto non è così scontato come sembra e quindi è giusto che tutti i cittadini facciano il proprio dovere, che spendano 5 minuti del proprio tempo o sabato o domenica per andare a fare il proprio dovere da cittadino. Gli eventi del fine settimana, nonostante le elezioni, ci sono comunque degli eventi culturali all'interno del nostro territorio. Partiamo quindi con il recital, con letture e testimonianze di Don Mario Mascheroni a 20 anni dalla sua morte, che si terranno nella chiesa di San Giovanni a Bergoro alle ore 21 sabato, mentre la giornata del 9 di giugno la festa dello sport presso Calipolis, la Prodo dei Calimali, per tutta la giornata. Ricordo anche che giovedì 13 giugno alle ore 16:30 presso la sala pluriuso della biblioteca comunale, un laboratorio di manipolazione e narrazione curato dal CRT in collaborazione col Patto Educativo Territoriale. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.